Valentina, benvenuti in questo nuovo video. Eccomi qua oggi per farvi il tanto nominato e atteso focus on di un primo volume che ho letto nell'ultimo periodo. Avevo già anticipato su Instagram che avrei fatto questo video, era da tanto che avevo in cantiere questo video, però scusatemi se ultimamente sono poco presente qua su YouTube, ma fra il caldo e la poca voglia di registrare non sto facendo video, nonostante abbia davvero una lunga lista di contenuti che vorrei portarvi. Comunque mi trovate sempre attiva su Instagram, come vi dico ultimamente, quindi qua sotto trovate il nickname e il link al mio profilo. Seguitemi anche lì se volete rimanere in contatto con me giornalmente, perché pubblico almeno una foto al giorno e nelle stories mi trovate sempre. Tornando a parlare del video di oggi, voglio farvi un veloce focus on su un titolo a carattere manga. Ovviamente, come avrete già letto dal titolo qua sotto, saprete già di che cosa parliamo, che comunque piace molto, un'edizione Star Comics che sta davvero spopolando all'interno dei lettori di manga per il suo essere davvero una storia molto particolare e molto dolce nel suo essere, e sto ovviamente parlando di Come dopo la pioggia di Jun Mayuzuki. Come ho detto, è edito da Star Comics, siamo arrivati al momento al settimo volume, dovrebbe essere il settimo volume, l'ultimo uscito da pochissimo nelle fumetterie fisiche e online. Questo è il primo volume, io per ora ho recuperato solo questo, volevo provarlo, me ne sono innamorata e sicuramente la continuerò. Esce ad un prezzo di copertina di 4,90€ per un'edizione davvero molto bella della Star Comics, che presenta una sovracoperta, sotto è uguale e non abbiamo pagine a colori, però abbiamo davvero una bella edizione e già che ci sono vi faccio vedere il tratto, che a me piace davvero molto. È un tratto molto dolce dal mio punto di vista, che presenta dei disegni davvero molto particolari e soprattutto molto intensi nel loro essere, anche molto semplici in certi casi, soprattutto per quanto riguarda gli sguardi della nostra protagonista, che io trovo essere davvero molto molto reali, emotivi e davvero molto profondi. In Giappone è edita dalla Shogakukan ed è completa in 10 volumi ed è uscita fra il 2014 e il 2018. Ormai siamo quasi alla fine anche qua in Italia, quindi pian piano sicuramente la recupererò tutta quanta, perché questo primo volume, come vi ho detto, mi ha davvero conquistata interiormente in una maniera che davvero non pensavo assolutamente. Io questa storia l'ho conosciuta avendo visto la prima puntata dell'anime, che mi aveva molto colpita, in particolare per i colori che erano stati dati ai vari disegni e le varie animazioni, ma anche per come era iniziata la storia, tanto che ho momentaneamente stoppato l'anime proprio per continuare prima la versione cartacea e magari andare avanti a pari passo fra i due. Ne è stato anche annunciato un film, un live action, non è ancora uscito da quello che so, sono molto curiosa, ecco, di vedere pure quello. Parlandovi velocemente della trama, anche perché non c'è tanto fondamentalmente da raccontare della trama, di che cosa parla questa storia? È la storia di Tachibana, che è la ragazza che vediamo in copertina, una studentessa delle scuole superiori, molto bella, molto comunque anche amata dai suoi compagni e dalle sue amiche, faceva parte di un club di atletica leggera, di corsa, ed è una ragazza comunque molto ammirata da chi la circonda. E attualmente lavora all'interno di un family caffè, ma è una ragazza a cui non interessa molto quella che è quelli che sono coloro che la circondano, i ragazzi della sua classe, della sua scuola, in quanto lei è innamorata del capo del family caffè in cui lavora, un uomo di 45 anni, divorziato e che ha anche un figlio, un uomo un po' bislacco, ma che ha attirato assolutamente la sua attenzione, tanto da coinvolgerla emotivamente e portarla ad innamorarsi di lui. Questo è quello che vi serve sapere per iniziare a leggere questa storia. È una storia che comunque si sviluppa giorno dopo giorno, attimo dopo attimo, momento dopo momento, attraverso emozioni, sensazioni, sentimenti, vita scolastica, vita fuori scuola, all'interno del mondo del lavoro e anche all'interno di quelle che sono tematiche sicuramente non proprio subito semplici per quanto riguarda ovviamente la storia d'amore fra una studentessa e un uomo molto più grande di lei, e le emozioni che questa stessa ragazza va a provare per un qualcuno di così
diverso e lontano da quello che è lei in realtà, non solo come età, ma anche come essere. Nonostante tutto, lei comunque si sente molto più attratta dal mondo degli adulti, ed è per questo infatti si è innamorata di una persona molto più grande di lei. Si sente molto più adulta rispetto a chi la circonda, e forse quello che le è successo, l'esperienza e l'incontro che ha avuto con quest'uomo la prima volta, l'ha molto segnata e molto caratterizzata, tanto da portarla ad essere dov'è ora. Non mi sento di dirvi di più, proprio perché è un'opera che secondo me, per essere amata e capita, va letta. È un'opera che mi hanno sempre in tanti consigliato, in particolare Afrodite Urania e anche Cibis the Way, me l'hanno sempre consigliata, sempre invogliata a leggerla, però c'era sempre qualcosa che mi fermava. Ma alla fine ho ceduto ed ho fatto benissimo, perché è davvero un primo volume che mi ha conquistata, mi ha emozionata davvero tantissimo, non mi aspettavo potesse emozionarmi così tanto. L'anime sì, il primo episodio mi era piaciuto, ma non mi aveva colpita così tanto quanto ha fatto invece la sua controparte originale cartacea. Non saprei dire perché, però questo l'ho trovato molto più intenso e molto più, secondo me, coinvolgente per determinate cose, quindi io ve lo consiglio assolutamente. È stata una lettura davvero molto bella, e se ancora non state seguendo questo manga, davvero datemi retta, provate il primo volume e non vi pentirete di averlo acquistato e letto, anzi vorrete sicuramente i seguiti, che io spero di riuscire a recuperare davvero molto molto presto. Ok ragazzi, questo brevissimo focus on è finito. Voi state seguendo Come dopo la pioggia? Fatemi sapere qua sotto se vi sta piacendo, se avete visto l'anime, se volevate iniziarlo, insomma ci sentiamo qua sotto nei commenti del video. Come sempre io vi rimando ovviamente al prossimo video, a fianco a me trovate gli ultimi video usciti e il bottoncino per iscrivervi nel caso non vogliate perdervi i prossimi video, e qua sotto tutti i link utili ai miei social, Instagram, Facebook, e anche al volume su Amazon nel caso vogliate qualche informazione in più. Io vi rimando al prossimo video, vi mando un bacione grandissimo e alla prossima. Ciao!